il controllo elettrico della velocità. Bellissimo! Fai volare! Buongiorno! Guarda, guarda che ingrumamento! Bella! Vai, volpe! Madonna, guarda che spettacolo! Dai! Apri! Che animale! Ma guardate, guarda che roba, che mistieri c'ho, ma ne ha fura tutto. Sì, bello. Ora da qua in teoria andiamo direttamente in statale che ci porta giù a Longarone. Sei cattivo a strada, se no ciao. Sei orta, ecco, si sa, si del cazzo. Intanto sta lasciando un po' di popcorn in giro. Ecco. Proprio bello. Ecco. No. Vabbè, comunque adesso scendiamo di qua. Fatto sta che prendiamo la statale diretta per Longarone. Cioè diretta. Ed è la statale che porta basso. Quindi adesso andiamo avanti un po' e ci sentiamo un po' più avanti. Allora, siamo arrivati alle pendici di Longarone. In verità abbiamo appena superato, infatti qua Longarone 1 chilometro. Adesso navigatore impostato per diga del Vajont. Intanto, come sentite, ho perso anche la voce. In teoria la diga dovrebbe essere là dietro, se non mi sbaglio. Beh, comunque abbiamo fatto quanto la statale da Cortina fino a qua, nella rottura di Mino Mensa. Veramente è una carica andare avanti. Beh, qua mi sa che io mi sbaglio a posto perché non la vedo. Ma dov'è questa? Eccola! Faccio testa di ostai. Ecco! Non l'avevo mai vista. Cioè, l'avevo visto passando. Ma ci sono anche i tornanti per andare su. No, spettacolo. Eccola qua, Vajont. Diga del Vajont. Guarda qua, centrale idroelettrica per fare energia. Che bello, sono stra esaltato. Cioè, esaltato, sì, cioè, sì, sono esaltato. Ma sono anche un po' di stanco. Attenzione, controllo elettrico della velocità. Controllo elettrico della velocità. Ma chi lo sa, non sapeva che c'erano i tornanti, no vabbè. Che bello. Oh ragazzuoli, ma guarda che belle curve. Aspetta che altri non so dove che sia andai a finire. Sento il 4 cilindri. Eccolo! Madonna santa! Che belli! Ostai! Sono in seconda, è un po' non offosa. Ciao! Eccola qua, torna a Dio. Ciao caro! 4 cilindri, 0, mono cilindrico, 1. 146 secondi! Stai scherzando, vero? 129 secondi! Per l'amor di Dio, dove sono gli altri? Ah, per carità! Vabbè, adesso aspettiamo, poi riaccendo. Mancano 13 secondi, finalmente, canaglio cane. Potrei astuare sta macchina. Sola! Eccola! Guarda che bello! Ma fammi capire, si arriva direttamente dentro la diga, non so, cazzo buono, non ho mai fatto questa strada. Ma senti che caldo che fa qua sopra. Vara, rocce, bordenone, attenzione, dovremo vedere la diga. Se tutto va bene, se no non vediamo una... quanto grande è! Festeggiamo, sì, dai. Boia, ma è gigantesca. Canale Ohane. Guarda, è roba.
stai. Ah, ma ne ha fuori tutto, Dio. Allora ragazzi, è passato un po' di tempo. E qui. Ma non mi chiese. Però non mi chiese. Volevo vedere se riuscivo a vedere qua la diga dall'alto. Non si vede un cazzo. Questo è il pezzo di montagna che è venuto giù. Santa Madonna, che roba. Oh mio Dio. Santa Madonna. Il pezzo di montagna che è venuto giù. Fa un po' di impressione perché sono morte 1900 persone. E ti fa pensare a come una diga del genere abbia tenuto alla forza incredibile dell'acqua. Però ovviamente, non essendo alta all'infinito, l'acqua ha superato la diga e ha distrutto completamente il paese sotto e ha fatto una notte di strage. Dico la verità, è la prima volta che venivo qua. Però ovviamente conoscevo la storia e tutto. Va bene, dai, ora è meglio tornarcene beatamente a casa. Ora che altri diranno dove stracato sono andato a finire. E hanno anche ragione, ora vado a catarli. Adesso sono le 3:30. Che ora è? No, sono le 4 e abbiamo 2 ore e un quarto di strada. 140 km canaglio il boiasso. Comunque guardate che strada che è sta qua, è spettacolare. Non erano qua, sono andati giù. Ma dove stracca sono? Vabbè, intanto io faccio il semaforo e vado fuori, perché se no dopo devo fare in altri 3 minuti di semaforo, mi rompo il cazzo. Eccola qua comunque, eccola là. Spettacolare. Veramente, veramente eccezionale. Cioè, pensare che tutta quella montagna là è crollata dentro. Eccola qua che la vedete meglio. Guarda che roba. Bellissima. Bellissima, e da un certo punto di vista ti fa anche pensare a quello che è successo. Comunque potevamo fermarci anche qua, gliel'ho detto prima volpe, ci fermiamo qua dentro e facciamo 2 o 3 foto, fate bene. No, vabbè, ora fate manco. Cioè, fate conto, in teoria non so esattamente se c'era il paesino sotto oppure era come adesso che c'erano i paesini là avanti, non lo so. Però fatto sta che ha distrutto tutto. Ecco qua. Eccola. Peccato un po' per il tempo, però abbiamo trovato bello oggi. Adesso c'è un po' innuvolito, ma sinceramente, dai, è stato bene così. Giornata spettacolare. Mi fermo a destra qua per sentire dove sto stracazzono e poi scendiamo e vi saluto, insomma, dai. Allora, li ho appena chiamati e mi hanno detto che loro sono ancora su dove c'è la vietta, quella piccola dove sono andato su io a fare il discorso serio. Ma santo Dio, la via era una sola, come che hanno fatto a non vedermi, Dio buono. Quindi ora devo trovare cosa fare per 5 minuti. Ora mi giro qua e facciamo il salita. Grazie, grazie. Era, ma te la chiffia, ma testa. Oh, sacca. Che freddo però. Devo farle in terza, perché in seconda, infatti, vedi. Sì, ok, dobbiamo prendere la giusta qua. Spettacolo. Teniamo sempre la terza. Mettiamola dentro. Madonna di Dio, come vai giù, cara mia, signore pietà. Par carità. Bellissima. Basta, basta, per l'amor di Dio. A parte che i tipi che abbiamo incrociato prima è tipo la quarta volta che salgono e scendono. Madonna, ma quanto belle sono queste strade. Che è tipo la sesta volta che li vedo andare su e giù. Vabbè ragazzi, è meglio che stoppo qua un attimo e vi riaggiorno dopo appena che arrivano. Probabilmente andrò avanti gli altri 10 minuti così, perché mi godo troppo. Quindi ci sentiamo dopo. Allora, sono riuscito a raccattare volpe e Alberto. È passato tipo un quarto d'ora. Sono riuscito a fare avanti in drio su e giù 5 volte. Adesso navigatore impostato per casa, per Padova. E sono 130 km. Aspettate che faccio il sotternantino qua. Dio buono. Eccola, dai, dai.
che lascia quel freno! Ma che disperazione! A questo punto, se ci fosse qualcosa da farvi vedere, lo troverete a fine video, perché adesso noi imboccheremo la tangenziale statale provinciale per tornarcene a casa. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.